Amici sportivi, oggi vi vogliamo parlare del fenomeno gravel, di questo nuovo modo di vivere la bicicletta, una sola bicicletta per tutto, dalla strada allo sterrato, dai sentieri alla ghiaia. Oggi il gravel non è più una moda, è sicuramente una rivoluzione. A parlarci di gravel ho il piacere di avere nostro ospite oggi, Massimo Panighel di Pedali di Marca. Massimo, grazie di essere qui con noi a MTB Gran Fondo. Grazie a tutti, un saluto cordiale a tutti gli amici pedalatori e grazie per l'invito e le cortesie che ci riservi sempre gli spazi da dedicare alla mountain bike e in questo caso al fenomeno gravel. Massimo, parliamo proprio di questo fenomeno gravel. So che tu sei, oltre che un grande organizzatore, sei anche un grande pedalatore. Ti vediamo, ti seguiamo un po' sui social e vediamo che stai pedalando un po' in tutto il Veneto e non solo, alla ricerca di nuovi sentieri, nuovi territori per questo nuovo tipo di bici, questo nuovo tipo di pedalare che si chiama il gravel. Cos'hai in serbo, Massimo? Allora, il gravel in questo momento viene chiamata una moda, una tendenza, un fenomeno, a volte si accosta a una disciplina. Per me il gravel è una filosofia ed è un qualcosa che è sempre esistito. Stiamo parlando a un pubblico, a un target legato al fuoristrada, quindi per chi ha fatto mountain bike il gravel è sempre esistito. D'inverno a volte si cambiavano le gomme della bici, magari si mettevano ruote, pneumatici più stretti e si correva in modalità gravel per argini, per sentieri, per strade vicinali, interpoderali. Quindi io lo chiamerei più un modo di pensare, un modo di vivere questa bicicletta che non una moda, una tendenza. E mi collego al discorso della filosofia perché con l'ultimo periodo, soprattutto legato al lockdown, ci ha obbligato prima a stare in casa, dopo a correre attorno a casa. E la gente si è avvicinata a questo sport perché come la corsa a piedi erano le due discipline sportive che ci davano la possibilità di uscire da casa e poter fare attività sportiva durante il periodo del lockdown. E qui nasce appunto il progetto Gravel in the Land of Venice, un progetto che ho presentato 2 anni fa alla Direzione Turismo della Regione Veneto, perché come dicevi tu, costretto a correre in casa, ho cominciato a girare in modo molto più approfondito la provincia di Treviso e soprattutto chiuso in questa limitazione ho incominciato a conoscere delle zone, dei passaggi, delle strade, addirittura delle strade storiche che non erano a conoscenza, ovvero non facevano parte degli itinerari classici, sia con la bici a strada che con la mountain bike. E è stato mappato un territorio con circa 1300 km di strade bianche, lo abbiamo diviso in 20 percorsi tematici. Sono percorsi esperienziali perché ogni percorso è legato ai 5 sensi e con questo la Direzione Turismo della Regione Veneto ha accolto questa progettualità e ci ha chiesto di estendere questo progetto a tutto il Veneto per presentare un prodotto, non che non esistano altri, perché il territorio è ricco di eventi, di manifestazioni, di mappature a livello gravel, ma di coordinare e creare un prodotto che si potesse identificare sotto il logo e la direzione della Regione Veneto. Quindi nasce questo Gravel in the Land of Venice, dove ad oggi, dal 1° di dicembre, sono attivi 20 percorsi sul sito gravelinthelandofvenice.com, sono 20 tracce gratuite. E abbiamo già completato la mappatura di Venezia e Padova che andranno online a breve, mentre Verona, Vicenza che abbiamo incominciato a mappare e le restanti Rovigo e Belluno andranno sicuramente online nel corso dell'anno. Comunque nel 2022 il progetto a livello di tracciatura e mappatura sarà completato. A questo abbiamo collegato, siccome abbiamo sempre un po' lo spirito agonistico, ma non nella competizione, ma nel raggiungere un obiettivo, abbiamo creato un brevetto dove è previsto che chi concluderà su base fiduciaria, quindi senza testimonianze o certificazioni particolari,
dichiarerà di aver concluso 12 percorsi su 20 proposti, verrà attribuita un certificato, una medaglia ricordo e la maglia dell'evento. Tutte le informazioni appunto si trovano comunque sul sito di riferimento di cui dicevo prima, gravelintheland.venice.com. Questo brevetto inizialmente partirà sulla provincia di Treviso, però verrà esteso man mano a livello veneto, in modo così da dare la possibilità a tutti di frequentare il territorio, non solo ai regionali, ma soprattutto vuole avere una veste turistica, quindi essere esteso anche a tutte le persone che hanno desiderio di venire a fare ciclismo in Veneto e specificatamente in modalità grave, chiamiamola. Assolutamente, quindi è un progetto che comunque supporta anche i progetti della regione e non solo, proprio verso un turismo slow, un turismo lento e alla scoperta di angoli poi del nostro territorio che sono un po', diciamo così, inconsueti o difficili da trovare se si va in macchina. Hai colto nel segno quello che è il progetto, ma ti dirò, non solo in macchina, anche in bici a volte, perché per me la gravel ha cambiato il punto di vista, ovvero certi percorsi fatti con la bici a strada non mi davano la possibilità di vedere certi angoli nascosti del territorio, ovvero certi percorsi fatti con la mountain bike, che chiede magari un'esigenza diversa e particolare del terreno, quindi si ricerca magari il percorso un po' più accidentato, con ostacoli, con discese tecniche, non ti dava magari la possibilità di scoprire questo. Io ho scoperto, sto scoprendo e vedo che dalle testimonianze dei social e del web che tantissima gente sta riscoprendo un territorio attraverso questo, che lo chiamiamo turismo lento, ma è lento solo perché ti impone di andare, di avere una media lenta, perché siamo talmente affascinati e catturati da questo museo a cielo aperto, come chiamo io, del Veneto, che purtroppo le medie non sono quelle dei 35 all'ora della bici da strada, ma sono medie che devono compensare con le pause legate alla visita, alla fotografia, alla conoscenza, alla lettura di un pannello informativo, quindi diventa un cicloturismo a tutti gli effetti. Assolutamente, quindi il nostro consiglio è di andare sul sito Gravel in the Land of Venice, che vedete anche nella grafica. Con il gravel si va verso un nuovo tipo di agonismo, una prova con se stessi, e a questo proposito ci sono in calendario eventi di gravel. Allora, se riconduciamo sempre l'agonismo a una classifica e a un cronometro, qui abbiamo sbagliato campo. Però l'agonismo può essere inteso anche una sfida contro se stessi. Certo. Ci sono certe manifestazioni legate al gravel che sono molto più che agonistiche rispetto a una gran fondo, perché vengono proposti dei percorsi in modalità bikepacking, dove il viaggio, io lo chiamo viaggio non corsa, può durare anche una settimana. È stato appena concluso il Verona Gravel, si parla di 600 km per 10.000 metri di dislivello. Ed è un viaggio che una persona compie senza nessuna limitazione di tempo e soprattutto senza l'assillo di una classifica, quindi vai a scoprire e vivere il territorio. E, per quanto riguarda gli eventi, sì, sono riconducibili alla parola evento perché comunque è una manifestazione, però ribadisco che il nostro concept non prevede il cronometro, non prevede la classifica. Sono partenze alla francesi e prevedono invece un grosso contatto, un interscambio con tutti gli amanti di questa disciplina. E questo non preclude la partecipazione dei cosiddetti caraioli, perché se ricordi quando abbiamo lanciato la Traffic Road, era questa formula anomala con solo le salite cronometrate. Allora, certo, più di qualcuno, scettico all'inizio, alla fine dell'amministrazione diceva, beh, un evento organizzato così ci può stare. Anche una volta al mese trovare un evento dove do più spazio al divertimento, alla socializzazione, al conoscere il territorio, ci può stare. Può essere la giornata di allenamento e di scarico all'interno di una programmazione agonistica. Quindi partecipare a un gravel può essere anche quella domenica di svago, di socializzazione, e vedendolo dal punto di vista di allenamento, diciamo di scarico, magari fare un lungo senza l'assillo di dover fare, di lavorare sulle frequenze, di lavorare sull'intensità. E
Noi abbiamo una serie di eventi, il primo è in programma il 10 di aprile ed è la Ronda Fiandre Trevigiane che si svolge con partenza da Conegliano e va a conoscere 18 muri e 22 sterrati nel territorio delle colline del Prosecco. Quindi già capisci che non è una classica cicloturistica come vogliamo intendere, cioè lungo un percorso arginale. Qui è una rievocazione, proprio come dice il nome, del percorso delle Fiandre belghe e ha un certo impegno, sono 100 km con 1400 metri di dislivello, però è da prendersi proprio in un clima di amicizia, di socialità, di condivisione. Si parte alla francese, quindi ognuno è libero di decidere come e quando partire e non ci sono cronometri, non ci sono chip da noleggiare, non ci sono controlli, c'è solo tanto divertimento all'interno di un territorio che è patrimonio UNESCO, quindi già quello garantisce un successo della manifestazione. Massimo con Pedali di Marca e Massimo De Bertolis organizzate la Mitos Primiero Dolomiti per quanto riguarda le marathon di mountain bike. Quest'anno ci saranno grandi novità, ad iniziare anche dal gravel. Ma Mitos in questo momento è un attimo in stand-by invernale per quanto riguarda il percorso, perché ovviamente con la neve nelle Dolomiti non possiamo lavorare. Intanto abbiamo mandato Massimo De Bertolis a fare un po' la gamba alla Cape Epic, giusto perché dopo è responsabile del percorso. Lo stiamo seguendo. Infatti, e dovrà darsi da fare per verificare il percorso. Sul percorso non abbiamo novità particolari, ma abbiamo solo certezze e sicurezze, perché la gestione dei percorsi in Trentino è veramente esemplare. La novità è quella che avevamo già annunciato, ci sarà anche un percorso short, più corto, diciamo. E la grande novità invece è quello che hai annunciato tu, infatti non ci siamo voluti far mancare il discorso del gravel anche in primiero. Quindi il 26 giugno ci sarà questa prima edizione della Mitos Alpine Gravel, e la cosa bella è che con questo progetto praticamente chiudiamo la conoscenza del primiero, ovvero la marathon di mountain bike dell'11 settembre si svolgerà nella parte più a sud, diciamo, del primiero, quindi non andiamo oltre San Martino di Castrozza. Con il gravel invece andiamo a conoscere tutta la parte probabilmente anche più bella dal punto di vista naturalistico, scenografico, perché saliremo a Passorolle e andremo nella foresta di Paneveggio per dopo rientrare a Baita Sigantina attraversando la Val Veneggia, che è una delle zone più spettacolari che abbiamo in Dolomiti. E quindi anche questo con le modalità di cui ho detto prima della ronda, e con due percorsi, un percorso black di circa 75 km, un percorso green di una quarantina di chilometri. Il dislivello non mancherà perché siamo ovviamente in Dolomiti, ma gli sterrati sono di altissimo livello e di ottima qualità. Addirittura io in uno dei primi sopralluoghi l'ho fatto con la bici da strada con coperture da 28, quindi giusto per far capire la qualità, diciamo, dello sterrato. La novità, la grande novità di Mitos Marathon, invece legata alla mountain bike, è la candidatura al campionato del mondo 2026, che è stata già consegnata all'USEI in gennaio e stiamo parlando in un modo molto proficuo, molto interessante. A settembre ci saranno le assegnazioni di mondiali per l'anno 2026 e ci auguriamo, come Pedali di Marca, di poter realizzare un triplete dopo Montello 2011 e Trecimila Varedo 2018. Ora abbiamo in collegamento con noi anche Stefano De Marchi, con lui parleremo un po', andremo ad approfondire il discorso della Ronda Fiandre Trevigiane. Stefano, tra l'altro, è un tuo grande collaboratore. Stefano da sempre dentro Pedali di Marca, lui ha sempre avuto un ruolo molto particolare e delicato legato alla cartografia, alla mappatura, alla realizzazione delle altimetrie e delle planimetrie. La ronda è nata da un viaggio che io e Stefano abbiamo fatto assieme nel 2014, quando siamo andati a correre la Parigi-Roubaix cicloturistica e poi il Fiandre, e siamo andati anche a correre per nostro diletto, non partecipando a un evento, lungo il territorio delle Fiandre. E qui è nata un po', a Stefano è nata questa brillante idea di realizzare un qualcosa di similare nel territorio veneto. Il nostro territorio è nettamente superiore al territorio delle Fiandre dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, a livello monumentale e quant'altro. Sì.
Loro però sono riusciti a fare di una manifestazione un'icona storica e mondiale. Quindi si è portato questo concept di correre attraverso muri e sterrati, in quel caso noi abbiamo gli sterrati, loro hanno dov'è, per portarli in un territorio dove però possiamo unire tutte le eccellenze legate all'arte, alla storia, alla cultura, alla natura e soprattutto anche all'enogastronomia, in un territorio che è classificato come patrimonio UNESCO. Benissimo. Massimo, grazie innanzitutto di essere stato nostro ospite oggi. Grazie a voi e un saluto di rimando al nostro Stefano De Marchi che adesso vi illustrerà appunto il concept della Ronda Fiandre Trevigiane. Grazie e vi aspettiamo il 10 aprile ovviamente a pedalare con Conegliano. Amici, è ora a parlarci di un evento imminente proprio sulle colline trevigiane, le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Ho il piacere di avere il nostro ospite Stefano De Marchi. Stefano, grazie innanzitutto di essere qui con noi oggi. Ciao Carlo, buonasera. Stefano De Marchi, per chi non lo conoscesse, è un super appassionato di mountain bike, esperto soprattutto di cartografia e mappatura dei tracciati. E, tra l'altro, Stefano, prima di parlare dell'evento, so che hai anche un sito internet dove si trovano veramente tantissimi tracciati di tutta Italia e non solo. Sì, si chiama nest.bike e raccolgo 300 e oltre percorsi per mountain bike, gravel da seguire con la traccia GPS. Stefano, parliamo di quello che succederà domenica 10 aprile sulle colline trevigiane, le colline del Prosecco. Nasce da te l'idea della Ronda Fiandre Trevigiane? Allora, la Ronda è giunta ormai alla quarta edizione ed è nata un po' come un esperimento, cioè un provare a portare nel calendario ciclistico un qualcosa di diverso che si differenziasse dalle classiche manifestazioni agonistiche che si susseguono tutte le domeniche. Con la Ronda ho provato a sperimentare nuove soluzioni per appunto proporre un qualcosa che non esistesse ancora. La Ronda è prima di tutto una semplice pedalata non competitiva, quindi non ci sono classifiche, su un percorso che non è segnato ma che va seguito con una traccia GPS e che può essere seguito appunto senza sfidare il cronometro degli altri partecipanti. Diciamo che l'idea è nata dalle esperienze fatte in Nord Europa, in Belgio, al Giro delle Fiandre, e da quello a cui ci speriamo, ed è praticamente un tributo, diciamo, al Giro delle Fiandre e alle classiche del Nord. Il territorio attorno a Conegliano, dove si svolge la manifestazione, è molto simile a quello delle Fiandre. Ci sono i muri, ci sono le sconnessioni, ci sono le strade tortuose. È molto simile appunto alle Fiandre ed è per questo che abbiamo voluto chiamarle in questo modo. Stefano, partenza ed arrivo sono dal pieno centro di Conegliano, una location quanto mai splendida. Sì, quest'anno il 10 aprile si partirà dal centro di Conegliano, da Piazza Cima, dove sarà situato anche l'arrivo, e il percorso si svilupperà poi su 100 km tra Colle Umberto, Vittorio Veneto e tutte le colline del Prosecco. Il percorso cambia ogni anno proprio nell'ottica di scoprire sempre nuove strade, nuove salite. E alcuni punti sono però classici, li lasciamo tutti gli anni, come ad esempio la salita del Borgo Antico o quella del Monte Cristallo, che è la più dura di tutte, con pendenze che superano il 20%. E poi si transita anche nel bellissimo borgo di Serravalle, stiamo parlando di Vittorio Veneto, giusto? Sì, quest'anno tra le novità ci sarà l'attraversamento del centro storico di Vittorio Veneto, di Serravalle, e poi ci sposteremo in Valsana, dove troveremo i muri in pavè di Revine Lago. Quindi un percorso che richiama proprio le Fiandre sarà sicuramente uno spettacolo per chi vi parteciperà, ma anche e soprattutto per il pubblico che sarà presente lungo il percorso.
Sì, quest'anno abbiamo alcune novità anche per chi la Honda la pedala, non vi partecipa. E a Conegliano ci sarà la giornata ecologica con le strade chiuse al traffico. Avremo ospite Roger De Vlaeminck, uno dei pochi ad aver vinto tutte e cinque le classiche Monumento. E poi avremo anche una diretta streaming dell'evento direttamente dal centro di Conegliano e da alcune postazioni lungo il percorso. Parliamo anche dei mezzi, non solo bici da corsa, ma anche mountain bike e gravel. Sì, la Ronda è nata principalmente come un evento per bici da corsa, proprio ispirandosi al Giro delle Fiandre. E anche perché i settori sterrati che ci sono lungo il percorso sono comunque fattibili anche con le bici da corsa. E gli stessi partecipanti però hanno dimostrato nel corso degli anni di partecipare con qualsiasi tipo di biciclette. Ci sono molte gravel, tante mountain bike, bici elettriche, e abbiamo ogni tanto anche dei partecipanti su bici d'epoca. E quindi è un evento, io lo dico che è un evento multiculturale perché accoglie tutti i tipi di ciclisti che possono esserci. Stefano, le informazioni di servizio, la partenza so che è alla francese, quindi si può partire dalle 7:30 in poi, giusto, da Piazza Cima? Sì, la partenza è libera alla francese quando si vuole, dalle 7:30 alle 9:30. E negli stessi orari ci saranno anche le operazioni di registrazione, che saranno possibili anche a sabato pomeriggio in orari da definire indicativamente dalle 4 alle 6. E le iscrizioni sono ancora aperte fino al 31 marzo sul sito www.laronda.cc oppure sul posto sabato pomeriggio e domenica mattina. Stefano, un'ultima domanda che mi incuriosisce, nel senso che il percorso lo renderete pubblico proprio la domenica mattina tramite anche un file GPS, e per chi non ha il GPS, non ha il Garmin sulla bicicletta, come può fare? Allora, noi invieremo la traccia GPS agli iscritti qualche giorno prima di domenica 10 aprile o la invieremo la mattina stessa a chi si iscrive sul posto. E chi non ha il GPS può semplicemente accodarsi a chi è in grado di seguire il percorso. E questo è un espediente non studiato, non è a caso, è studiato, è voluto, perché vogliamo che la Ronda sia anche un modo per fare nuove amicizie, conoscere nuove persone. Stefano, grazie veramente di essere stato nostro ospite oggi e diamo l'appuntamento al 10 di aprile. Ciao Carlo, grazie per l'ospitalità, vi aspettiamo il 10 aprile a Conegliano alla Ronda. Ed è tutto per questo speciale di MTB Gran Fondo. Un saluto da Carlo Rosa e mi raccomando, domenica 10 aprile tutti a Conegliano per la Ronda Fiandre Trevigiane.